Ciao, sono Vanessa Lorenzetti e oggi mi trovo nella cucina di Antico Molino Rosso. Andiamo a preparare insieme delle tagliatelle completamente senza glutine con una crema di zafferano e zucchine. Preparare la pasta fresca impastando la miscela per pasta spiga buona senza glutine Antico Molino Rosso con le uova ed un pizzico di sale. Ottenere quindi un impasto liscio ed omogeneo, avendo cura di lavorare poco l'impasto senza scaldarlo. Far riposare quindi in frigorifero per circa un'ora. Tirare la pasta con la macchinetta se volete, formare una sfoglia che poi dovrà essere tagliata a striscioline per preparare le tagliatelle. Stemperare lo zafferano con l'acqua in una piccola casseruola. Mettere sul fuoco a fiamma molto bassa e unire la panna e l'aceto balsamico, il sale e il pepe. Portare ad ebollizione rimestando continuamente. Scaldare 2-3 cucchiai di olio in una padella antiaderente e quando è caldo saltare le zucchine tagliate a cubetti di circa mezzo centimetro per 10 minuti scarsi, in modo da lasciarle al dente. Salarle a fine cottura. Cuocere le tagliatelle, unire le zucchine alla salsa allo zafferano. In un pentolino scaldare il burro, appassirvi i fiori di zucca aggiungendo pepe. Una volta appassiti, adagiarli su carta assorbente. Saltare la pasta con la salsa, versare il contenuto su 4 piatti e guarnire con i fiori.